siamo pronti per la partenza. Sono riusciti nella missione di farsi capire. A più tardi. Che vi faccio vedere dopo quando torniamo dal nostro giro. Tanto qua c'è una camera, però diventa buio. Ok, e adesso andiamo a esplorare Evora. También. Siamo sulla cattedrale si chiama Evora, cioè siamo sulla torre in questo momento. Abbiamo il nostro fotografo ufficiale che si sta posizionando. Adesso si sta impostando per riuscire forse a fare una foto tutti e quattro insieme, la prima di questa vacanza. Ah, mi tiro su perché c'ho un po' male alle gambe. Faccio una foto. È molto bello, c'è un bellissimo panorama. Una bella panoramica riesce a fare. Siamo qua nei giardini di Diana, in giro per Evora. Abbiamo già visitato diverse cose ed è molto carina come cittadina, molto caratteristica appunto dell'interno. E ci sono un sacco di turisti. Ci siamo seduti là, in quel barettino che c'è là, a bere un pochino d'acqua, un pochino a rinfrescarci e riposarci. Adesso ripartiamo con il nostro giro. Thank you.
Sentiamo. Non l'ha suonato. Perché fai 14? No, fai 45. Il quarto d'ora in marca, detto. Ah, c'è scritto di là. Eccolo. Siamo tornati a casa, non riesco a tenere gli occhi aperti, quindi mi metto gli occhiali perché sono qua sul terrazzino che abbiamo al secondo piano della casa e adesso ci facciamo una doccia, ci prepariamo così perché poi usciamo a cena e dopo vi faccio vedere cosa mangiamo, cosa mi metto, tutte queste cose. E quindi adesso vado a prendere il beauty, vado a fare la doccia, mi rinfrescarmi un attimo perché qua a Ripora c'è veramente caldo e quindi è veramente stancante dopo un po'. Poi siamo svegli comunque dalle 3:30 di stanotte perché avevamo l'aereo a Bergamo alle 7:50, però dovevamo essere lì 2 ore prima e da casa nostra a Bergamo ci vogliono circa 2 ore e quindi volevamo essere là per tempo per imbarcare i bagagli da stiva. E niente, quindi adesso vado a rinfrescarmi un attimo, così poi mi trucco, mi preparo e sono pronta per stasera per andare fuori a cena. Ok ragazzi, circa, vi volevo far vedere l'outfit di stasera. Ho messo questa gonna, questa maglietta, mi si apre la porta, molto alla buona, e poi ho fatto la treccia. E il trucco è questo. E niente, quindi noi adesso andiamo a cena. Volevamo andare in questo ristorantino tipico di qua, di Vora, ma purtroppo è pieno perché sono solo 12 posti su degli sgabelli a bancone dove il cuoco cucina. Andiamo praticamente davanti a te quello che ordini o quello che vuole lui. Purtroppo però è pieno, c'è la fila d'attesa, anche sono 12 posti, noi siamo in 4 e quindi stiamo cercando un altro ristorante seguendo il mio moroso. E quindi adesso andiamo alla ricerca di un altro ristorante dove mangiare. Adesso vi faccio vedere il posto tipico che se venite ai Vora, se avete più fortuna di noi, magari riuscirete a mangiarci. Adesso ve lo faccio vedere. Ecco, il posto che vi dicevo è questo. Come vedete si mangia lì a bancone e c'è il cuoco dentro che cucina e vi porta i piatti direttamente a bancone. E quindi noi adesso proseguiamo la nostra ricerca per un altro ristorante. Queste stradine tipiche sono bellissime e quindi raggiungo gli altri perché sono chiaramente rimasta indietro per forza. Oltretutto abbiamo fatto l'aperitivo, abbiamo preso una bottiglia di vino tipica dell'Antaleio e in piazza, nella piazza tipica, cioè nella piazza principale di Vora, che è piazza Giraldo, e nel ristorante Giraldo. E quindi abbiamo bevuto una bottiglia di vino tipica, oltretutto non costa, cioè costa pochissimo perché 9,80 euro se non mi sbaglio una bottiglia, quindi non è molto secondo me. E quindi adesso abbiamo trovato il nuovo ristorante, vediamo se c'è posto. Adesso noi stiamo andando a casa perché iniziano le nostre portogalliadi e quindi abbiamo organizzato degli giochi, tutte queste cose qua, e vedremo chi alla fine di questi 11 giorni di vacanza sarà il vincitore. E quindi adesso ci stiamo dirigendo verso casa, che c'è un concerto stupendo in piazza. Ragazze, io vi auguro una buonanotte, concludo qua il primo vlog perché siamo stanchissimi. È praticamente mezzanotte, noi siamo in piedi dalle 3:30 di ieri, quindi io vi auguro una buonanotte, ci vediamo domani con un nuovo vlog.